Bentornati, questo è il TG Architettura, bentornati da Naima Scognamiglio e da Alessio Aimone. Ciao Naima, un saluto. Ciao Alessio. Andiamo subito a fare un bel viaggio nella capitale britannica, Londra, dove si pensa sempre che ci siano già abbastanza ponti e invece no. È stato istituito un concorso proprio per ottenere un nuovo ponte sul fiume Tamigi. Sono stati presentati 74 progetti realizzati da altrettanti team di architetti e ingegneri internazionali che sono stati presentati in risposta proprio al concorso per la struttura che si vorrebbe collegasse Nine Elms a Pimlico. Si tratta di strutture disegnate come fili d'erba, tralicci color arcobaleno, cascate e piste ciclabili. Queste sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo ponte che a questo punto siamo curiosi di vedere. Da Londra a Parigi, dall'Inghilterra alla Francia, a 6 mesi dalla sua realizzazione, la nuova Fondation Sidou Patè caratterizza a questo punto in modo molto evidente, con la sua forma sinuosa, un tratto di Avenue de Gobelin a Parigi, proprio come vi dicevamo, la struttura firmata da Arenzo Piano Building Workshop accoglie gli archivi Patè, gli uffici della fondazione, una sala di proiezione e spazi espositivi temporanei e permanenti. Rimaniamo sempre in Francia, dove sì, sono veramente attivi soprattutto con i nuovi progetti, progetti di riqualificazione. Ora ci spostiamo nella città di Melun, sempre in Francia appunto, dove andiamo a vedere la scuola di musica e danza che è stata firmata dallo studio Desso Architect e che è solo una parte del più ampio progetto di riqualificazione con un edificio che all'esterno è di grande impatto visivo per i materiali che sono stati utilizzati per il rivestimento che sono fortemente contrastanti. Le sezioni superiori dei muri perimetrali sono rivestite da mattoni color grigio scuro, mentre la metà inferiore è di una calda lega dorata di rame. Gli inserti di mattoni chiari creano motivi punteggiati in modo casuale, mentre le linee verticali dei displuvi dietro il rivestimento in rame conferiscono un ritmo verticale alle altre facciate. Il 2014, lo sappiamo, è stato un altro anno difficile per il settore delle costruzioni in Italia. Il valore della produzione è sceso infatti del 6,9%, fenomeno che va in controtendenza rispetto alla crescita dell'1,9% registrata nella media invece dei paesi europei, con la Germania che ha segnato un più 2,4% e la Spagna addirittura un più 16%. Il trend di uno dei settori fondamentali del mercato dell'economia italiana è stato rilevato da Confartigianato.